Signore e signori, per l'esclusiva di Teleradio Cinghiale Stereo Network, mi trovo all'interno dell'azienda Le Rose Domenico Elettrauto, il mio sponsor ufficiale, ma quest'oggi sono in una Mercedes ferma qui con l'aria condizionata accesa e me la sto godendo io. Gli altri sono lì al caldo, io sto qua finché non si spegnerà il motore di questo mezzo potentissimo. Notate questo Mercedes, questo mezzo potentissimo. L'aria condizionata è accesa, sentite il rumore e io sono qui al fresco. Da poco è scoppiato un incendio qui presso uno dei capannoni della zona industriale di San Marco Argentano Scalo e io mi sto godendo l'aria condizionata qua dentro. Questo veicolo è acceso a minimo per un test dell'aria condizionata e io mi sto godendo qui a pieno un riposino qui dentro. C'è il signor Cannizzaro che gironzola per tutta l'officina, come potete vedere. Altri personaggi che girano qui. E noi siamo qui che stiamo filmando, ci stiamo gustando questo momento di puro relax a bordo di questo Mercedes che per fortuna è fermo. Io non viaggerei mai in una macchina del genere, sapete bene cosa penso di questi veicoli. Questo tra l'altro è un 250 benzina, mi pare, un mezzo molto potente risalente a una ventina di anni fa. Notate qui i dettagli di queste luci che ha sul tetto, sembra Goldrake o Mazinga, non si capisce bene. Comunque bisogna dire che l'aria condizionata funziona abbastanza bene e qui si sta davvero benissimo qua dentro. Qui c'è il capannone dell'azienda Veloso Domenico. E io continuo a raccontare questa giornata di venerdì 29 di giugno. Ecco, l'aria condizionata, come avete potuto sentire, ha avuto un'impennata. Notate i dettagli di questo Mercedes, una macchina non indifferente ma differente dalla mia, sicuramente. Adesso l'aria fredda viene molto più forte, non riesce a capire bene cosa sia successo, però noi ci troviamo qua all'interno di questo veicolo. Sono stretto di mano per il signor Le Rose e altre persone che sono qui nell'officina. Il signor Le Rose, come potete vedere, è impegnatissimo, non si ferma un attimo nonostante le altissime temperature di questi giorni e lui continua imperterrito a lavorare. Ricordo che in questi giorni mi è sparita la chiave del mio veicolo, del mio mezzo potentissimo, se non riesco a portarlo qui da Domenico. Abbiamo lasciato la chiave attaccata, la chiave non si è trovata più. Il signor De Rosi adesso è a bordo di una Fiat Punto, mentre abbiamo perso le tracce del signor Cannizzaro. Comunque l'unica nota positiva è che siamo qui in questo Mercedes al caldo. Anzi al fresco in questo momento, in questo Mercedes. Infatti questo filmino lo intitoleremo Mercedes SPA.